grave perché erano altre persone non umili come queste che sono qui, però il disagio avrebbe già dovuto essere preso in considerazione appunto già dal 2011. Oggi, quando sono arrivati questi rifugiati, che premetto che nessuno ce l'ha con loro, parliamo dei rifugiati perché avrebbero bisogno sicuramente di un luogo molto più decoroso di quello che hanno, perché sono lì tutti sdraiati per terra, che dormono fuori, che girano per strada. E poi voglio dire, decoroso anche per noi, perché a un certo punto anche noi, noi siamo i cittadini di questa città, quindi vorremmo vivere in un modo normale, condurre il nostro lavoro in modo normale. E prendo in considerazione la mia professione, che è quella di imprenditrice, e ho un negozio proprio in via della stazione, quindi non solo ho vissuto male quello che è successo nel 2011, che mi aveva già fortemente colpito. Questo che è successo adesso mi ha esaurito, mi ha stressato. Vi dirò di più, che se avessi voluto suicidarmi non passava neanche una macchina, non avrei neanche la possibilità, avuto la possibilità di farlo, ok? Quindi tutto questo